mi dai qualche emozione di che hai adesso prima della finale? Guarda, sono contentissimo di essere arrivato qui fino in finale e già le prove mi hanno fatto assaporare un po' quello che è il forum e quello che sarà domani la finale, quindi sono molto molto emozionato, ma c'è anche tanta voglia di cantare e di divertirmi. Guarda, io ti dico, penso sempre che il tuo inedito sarebbe perfetto per l'Eurovision. Ti piacerebbe portare anche... Sei la prima. Vero? Cioè, secondo me dobbiamo fare una petizione per portarti all'Eurovision. Ti piacerebbe anche avere un successo all'estero? Che sicuramente tu che sei un tenore prestato al pop è una cosa che comunque all'estero piace molto. Guarda, una delle cose che ho imparato di più durante il percorso di X Factor è la consapevolezza che secondo me... fuori da qui mi prospetto una carriera anche all'estero. Ho sempre cantato fuori prima di X Factor, ho sempre avuto la possibilità di avere palchi esteri, quindi con culture diverse, ma più come adesso ho la consapevolezza di voler fare questo e quindi di voler arrivare anche a un pubblico che non è solo quello italiano, ma che sia inglese, che sia francese, qualsiasi pubblico che conosca la mia lingua e la mia musica. E com'è stato questo prospettiva farlo capire a Mara, visto che lei è fan dell'italiano? Non è stato semplice perché chiaramente Mara ha tantissima esperienza e si fida molto del suo fiuto, soprattutto del suo futuro fiuto, di quello che è la percezione di X-Factor. Ne abbiamo ragionato, abbiamo parlato, l'inglese è sicuramente al momento nel mio percorso un territorio molto neutro e quindi non mi avrebbe standardizzato, non mi avrebbe classificato come il tenore italiano. Quindi lavoreremo dopo per l'italiano fuori da qui e adesso era comunque giusto fare l'inglese. Si è convinta anche lei, quindi sicuramente è la cosa più giusta. Prima di X Factor ti aspettavi che il tuo percorso sarebbe stato questo? Cioè ti aspettavi qualcosa di diverso proprio? No, perché già dalle auditions ho portato un genere che un po' nelle ultime puntate è emerso, quindi era quello il mio intento e ritrovarlo alla fine è sicuramente stata una sorpresa e mi ha reso molto felice. Senti, rispetto proprio alla sfida fra voi quattro, prima parlando con i Giotti dicevano io sicuro non vinco noi Maneskin, no, appunto vinci tu. Tu ti sarai fatto un'idea perché prima sei stato abbastanza diplomatico. Beh, voglio continuare da adesso, nel senso che è chiaro, al momento non è facile fare un pronostico. Arrivare al podio sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno. E me lo voglio augurare chiaramente, sarei insomma, stupido a dire il contrario. E siamo tutti forti, molto forti e bisogna capire il pubblico cosa vuole che esca questa cosa. Quindi ancora una volta vedremo domani sera. Un saluto a tutti, ai lettori di Ginger, vi mando un abbraccio.